Ovviamente incontriamo qui alla giornata finale, conclusiva di questa raccolta firme che si chiama Accogliamoci, Riccardo Maggi, consigliere radicale, consigliere comunale di Roma Capitale, eletto nelle liste, nella lista civica Marino. Riccardo, insomma, questo sforzo che c'è stato si sta concludendo, io spero che ormai siamo anche peraltro ormai a serata avanzata, quindi da altre firme dovrebbero essere arrivate. Sì, beh, speriamo che almeno c'è molta gente, insomma, che abbiano firmato tutti rispondendo all'appello. E una cosa che è importante ricordare, al di là del contenuto delle delibere, è il valore politico, perché queste due proposte sono due proposte che rispondono appunto politicamente con delle riforme possibili a due temi che sono stati un po' al centro anche del dibattito dell'attualità politica e purtroppo giudiziaria della capitale negli ultimi mesi. Non è arrivata da parte di nessuno ancora, di nessuna forza politica e purtroppo neanche di questa giunta, una risposta politica a tutto quello che è successo. Ci sono polemiche, che inseguono gli eventi giudiziari, le varie fasi dell'indagine, dell'inchiesta che va ancora avanti, e però non è arrivata una risposta di provvedimenti di governo, di soluzioni di governo a questi problemi, e questa è la questione centrale a nostro avviso. Quindi praticamente tu stai dicendo che, insomma, dalle varie forze politiche, se non erro, soltanto Civati in qualche modo ha dato una mano, ma ovviamente indipendentemente dalla compagine comunale. Quindi tanto più mi sento di chiederti, siccome sono spesso si fanno delle raccolte firme, delle iniziative di questo tipo, per esempio abbiamo ricordato con Alessandro Capriccioli che tu sei hai dovuto ricorrere al prefetto per far applicare, per far discutere quell'altra iniziativa che partiva sempre da, appunto, iniziativa popolare per quanto riguarda le coppie di fatto, se non erro, il testamento biologico in consiglio comunale. Ecco, le speranze che effettivamente poi ci sia una risposta concreta di queste due delibere, se e quando verranno discusse in questa consigliatura o nella prossima, insomma, tu che previsione faresti? Questo è un problema centrale che però affronteremo e dovremo affrontare chiedendo, come sempre facciamo, il rispetto dello statuto. È vero quello che dicevi, lo statuto prevede che se i cittadini romani attivano l'iniziativa popolare con delle proposte di delibera popolari, appunto, entro 6 mesi dal deposito il Consiglio deve calendarizzarle, discutere e poi può respingerle o approvarle, ma comunque deve farlo. E questa invece è stata una violazione che per anni al Comune di Roma sono stati ignorati questi termini perentori dello statuto, e proprio l'anno scorso, appunto, sì, abbiamo dovuto far ricorso al prefetto, che ha diffidato l'allora presidente del Consiglio Comunale, e successivamente a questa nostra iniziativa sono state calendarizzate una serie di delibere, non solo la nostra, quella che era stata proposta addirittura nel 2009 sul testamento biologico, ma anche altre delibere popolari proposte da altri comitati di cittadini. Hai citato il prefetto, non so se poi fosse, no, non era questo prefetto, era l'altro prefetto che in qualche modo ti ha dato una mano in quell'occasione. E ovviamente non possiamo trascurare, appunto, questa compagine, questo nuovo assetto tra virgolette istituzionale a Roma, insomma, in questa specie di diarchia, poi ognuno la chiama in un certo modo, c'è Rutelli che ha rispolverato i consoli, insomma, tu come la vedi questo nuovo assetto che accomuna sindaco e prefetto, peraltro ci sta l'anno santo, insomma, una serie di problemi? Ma si è creato un esito, diciamo, per ora molto pasticciato da un punto di vista giuridico-amministrativo. C'è una relazione del ministro Alfano che è segretata,
e questo già è un dato di fatto, non c'è, ne abbiamo chiesto la pubblicazione perché non c'è alcun motivo che una relazione che esprime, diciamo, le decisioni da un punto di vista amministrativo che il governo ha preso rispetto a un procedimento avviato sull'ipotesi di scioglimento per infiltrazione mafiosa, e la relazione potrebbe, se ci sono dei passaggi, diciamo, che inerenti all'inchiesta giudiziaria potrebbero essere diciamo segretati quelli, ma non l'intera relazione. Non c'è motivo che sia così, e questo è un primo punto. E quindi dobbiamo commentare che cosa? Le dichiarazioni fatte dal ministro. Le dichiarazioni fatte dal ministro durante la conferenza stampa e successivamente non sono affatto chiare. Non, si parla di un affiancamento che il prefetto dovrebbe garantire su alcuni ambiti specifici rispetto alla giunta. Tra l'altro, due di questi ambiti sono proprio i temi di intervento delle delibere di Accogliamoci, su cui stiamo raccogliendo le ultime firme. Abbiamo gli ultimi 4-5 giorni, venerdì mattina depositeremo le firme che abbiamo. Sono proprio i settori dei centri accoglienza per immigrati, per rifugiati e richiedenti asilo, e dei campi Rom. Non abbiamo capito bene in che modo, perché qui il problema non è solamente un problema di rispettare le procedure per affidare i servizi in questi settori. Il problema è, da un punto di vista politico, qual è la pianificazione di questi interventi che l'amministrazione intende fare rispetto a come è stata fatta ora o non intenda fare. Allora, l'importanza delle delibere è anche quella di rimettere al centro una strategia politica, un indirizzo politico che viene dai cittadini nel momento in cui la città vive una grossa crisi istituzionale e sotto gli occhi di tutti. Nel frattempo, come tu in qualche modo ci hai più di una volta portato a conoscenza e ci ha allertato, ci sono un'altra serie di cose che, diciamo, si avvicinano alla rivelazione, tra virgolette, che speriamo non sia solo una rivelazione in termini giudiziari. Per esempio, la questione della metro C. Quella è la questione enorme, forse una delle più grosse. Ancora devono far capire ai cittadini romani che cosa intendono fare con questa grande opera che nei progetti era l'opera fondamentale per rivoluzionare la mobilità della capitale e renderla più simile a una capitale europea. Così non è stato, per una serie di violazioni di legge gravi che ci sono state sin dall'inizio, cioè sin dal 2006, quando è stato fatto l'appalto e l'affidamento dei lavori. Ci sono inchieste della procura della Corte dei Conti, c'è una relazione molto dura dell'ANAC che ha recepito un nostro esposto in toto, quindi di fatto sposando la nostra, e manca anche qui una decisione politica. La giunta Marino ha seguito un atteggiamento che abbiamo criticato puntualmente, molto ambiguo, addirittura aggravando per certi versi l'interesse pubblico rispetto a ai casini che erano comunque stati fatti prima dalle giunte precedenti, e non sappiamo però che cosa si intenda fare. La situazione è sospesa, e questo ci dà la misura nel momento in cui poi si parla di giubileo, di interventi, di candidature alle Olimpiadi, come si può parlare e avere una visione proiettata verso questi obiettivi quando abbiamo una città nella quale manca l'ossatura del trasporto pubblico. E non si tratta di piste ciclabili o di car sharing, che sono misure importanti ma complementari. A noi manca l'ossatura di un trasporto pubblico da capitale europea. È un'azienda che è l'ATAC, che è praticamente tecnicamente fallita da un pezzo. L'ATAC è fallita, il segnale allarmante è che una gara che era stata fatta, che si è chiusa pochi giorni fa, è andata deserta. La gara che doveva portare a Roma, fornire all'ATAC 700 nuovi autobus promessi dal sindaco, nessuno si è presentato perché nessuno si fida della capacità, diciamo, di pagatore di un'azienda che è strafallita, e quindi nessuno si fida anche dell'amministrazione. Quindi questo è un segnale allarmante. E anche qui, diciamo che noi da tempo chiediamo che si imbocchi una strada diversa, una strada molto netta di cambiamento, cioè quella di rapidamente andare a una messa a gara del servizio. E quindi sostanzialmente è evidente che questa realtà di ATAC, che è fallita, deve seguire il suo corso. Non possiamo continuare, per evitare un fallimento, a danneggiare l'interesse dei cittadini.
Riccardo, sta arrivando adesso, vabbè, il Giubileo fra poco partirà, mi sembra da dicembre se non sbaglio. Come tu ci hai fatto sapere, in qualche modo, per fortuna, questo Papa, insomma, è un po' a sorpresa, con un scarso, diciamo, un ridotto preavviso, ha deciso questa cosa, così che grandi opere non se manchi, si può immaginare di intraprenderne. Non ti sembra che sia stato arruolato un pochino in tutta questa grande epopea amministrativa emergenziale anche Cantone, che adesso, se non sbaglio, dovrebbe valutare a campione i vari appalti, insomma, un pochino snaturando anche quella che è, cioè, praticamente una specie di badante anche lui di questa amministrazione, che poi dovrebbe occuparsi soltanto della questione romana. Io penso che abbia anche altre cose da fare. Ma l'autorità di Cantone, poi, al di là del, come dire, della tendenza alla presenza mediatica o meno, che quello ognuno, diciamo, si regola come vuole, come sa, il rischio è che si facciano, sostanzialmente si mettano in campo tanti soggetti e non si capisca più quali sono le responsabilità, e quindi, quando le responsabilità sono di tutti, sono di nessuno. L'autorità ha dei compiti anche di prevenzione, quindi ci sta che in una fase delicata come questa esamini o dia il suo supporto, dopodiché questo non toglie le responsabilità politiche e amministrative in capo ad altri. Riccardo, in conclusione, il prossimo, diciamo, momento importante, appuntamento, tappa importante all'interno del Consiglio Comunale, quale sarà? Ma ci sono subito dai prossimi giorni all'esame proprio le delibere che contengono gli interventi per il Giubileo, che, come dicevi tu, poi saranno interventi di non grandi opere, ma interventi di mera manutenzione, tra l'altro quelli che si possono fare in 2 mesi, insomma. E ci saranno queste, ci sarà da esaminare appunto sicuramente la questione di ATAC. Un'ultima cosa, volevo chiederti, mi è venuto in mente adesso, un commento al commissariamento del municipio di Ostia, che sembrava, secondo il testo unico delle autonomie locali, una cosa non possibile inizialmente, in quanto si potevano far decadere dipendenti, collaboratori e così via, ma non organi elettivi, invece delle cariche elettive, insomma, invece c'è stato un commissariamento, ovviamente non in concomitanza del commissariamento del comune, e invece c'è stato questo commissariamento, qualcosa che in qualche modo mina la credibilità e la presentabilità anche della più grande forza di maggioranza di questa giunta. Ma io ho molti dubbi su quello che sul commissariamento del singolo municipio di Ostia, perché i municipi sono organi che non sono articolazioni del comune, di fatto non sono organi enti dotati di un'autonomia amministrativa, e quindi commissariare per infiltrazioni mafiose un municipio, ho molti dubbi sulla fattibilità e sulla possibilità di fare questo, anche perché, ripeto, il municipio di fatto eroga dei servizi delegati, non ha un bilancio proprio, cioè c'ha un bilancio ma non ha un'autonomia, non ha né una capacità impositiva, né, quindi è molto, a mio avviso, è una situazione che rischia di aggravare il caos giuridico, amministrativo, istituzionale, anziché rappresentare una soluzione. È possibile un appello a questa cosa? Cioè, ovviamente, probabilmente sarà nella possibilità di impugnare la relazione prefettizia, ma insomma è possibile? Io adesso non lo so, chiedo a te, appunto, come uomo dell'istituzione. È possibile perché è un atto amministrativo, quindi sicuramente è possibile, ci sono pure dei precedenti di questo tipo. Il punto, bisognerebbe appunto avere l'atto, cioè il decreto, che dovrebbe essere un decreto del Presidente della Repubblica, il scioglimento del municipio, e poi sulla base di quello chi è titolato può farlo. Ringraziamo Riccardo Maggi, consigliere comunale a Roma, in bocca al lupo per queste delibere, in bocca al lupo per tutto il resto e agli impegni istituzionali. Grazie a voi, grazie, buon lavoro.